Salve a tutti ragazzi, sono Yuktesky94 e bentornati su Toy Story 2. Nella scorsa puntata abbiamo completato al 100% la casa di Andy. Quest'oggi passeremo invece, al suo giardino al quartiere, ovvero il quartiere di Andy. Woody un giorno ha rischiato la vita per salvare me. Non sarei suo amico se non fossi pronto a fare la stessa cosa per lui. Chi viene con me? Ti metto in valigia un altro paio di scarpe e i tuoi occhi feroci. Non si sa mai. Questo è per Woody, quando l'avrai trovato. Sì, ma non credo che sia la stessa cosa se il bacio glielo do io. Signor Buzz Lightyear, lei deve assolutamente salvare il mio amico Woody. Farò del mio meglio, figliolo. Ok, ragazzi, pronti a partire! Geronimo! Considerata la mia grande esperienza di videogame, dovrei sentirmi più preparato. Il concetto è mollare la presa. Saremo a casa prima del ritorno di Andy. Non parlare con giocattoli che non conosci. Verso la fattoria dei giocattoli e oltre. Perfetto. E dopo la classica cazzo tirata fuori dal film, adesso partiamo subito. Per cominciare, eccoci nel giardino di Andy, dove troveremo sui gradini il sergente, che avrà una missione da darci. Le mie truppe sono sparse nel campo di battaglia. Infatti, sarà lui questa volta a darci la missione per dei 5 oggetti mancanti, ovvero 5 suoi soldati che si sono persi. Avremo una piccola facilitazione in questo livello, perché ovvero i soldati faranno dei segnali luminosi per farsi riconoscere. E il primo si trova già qui. Vedete queste piccole buche? Bene, il soldato si nasconde in una serie di trincee in cui compaiono queste buche. Lui, appena vedrete il falò, il bengala che viene lanciato, bene, dovrete andare vicino alla buca da cui è comparso e fare il pestone. Vedete, comparirà quel fumo. Ok, fatelo per tutte le buche, poi all'ultima buca rimasta il soldato uscirà e potrete raccoglierlo. Perfetto, vai, su. Vediamo un po' dove è rimasto, eccolo qua, ultima buca. E adesso andiamo a raccoglierlo. E quello sarà il primo soldato. Nel frattempo c'è anche qualche moneta, visto che serviranno poi per Emma. Eccolo qua, vedete che è uscito dalla buca. Ok, raccogliamolo. E questo è il primo soldato. A questo punto possiamo cambiare cortile. Occhio alla motofalciatrice anche mentre fate questa prova delle buche. Perfetto, possiamo cambiare cortile. Vai, su, forza Buzz, muoviamoci. Ok, usciamo da qui, raccogliamo un po' di monete e andiamo avanti. Ignorate l'IRC perché la sua prova di velocità non la potremo fare adesso. Appena incontreremo Rex vi farò vedere perché. E qua nel frattempo incontreremo anche questi nuovi nemici, queste macchinine spaziali che emettono anche dei raggi da tubo scavamento che sembrano dei piccoli laser, non lo so, ma che sono veramente semplici da affrontare. Hanno più o meno la stessa, cioè sono più veloci, però non sono complicate da affrontare e hanno più o meno la stessa resistenza dei soldatini a molla. Ok, abbattiamo gli altri, forza, su. Ok, qua nel frattempo dovremmo fare una piccolo enigma per prendere un soldatino. Ovvero dovremmo semplicemente pestare questi due bottoni per far scendere la macchina in modo da salirci sopra. Qui troveremo tutto il super laser. Vi ho già spiegato cosa serve. Ok, abbattiamo quest'altra macchina. Perfetto. Adesso dobbiamo solo salire sulla macchina vera. Nel frattempo prendo queste monete qua sui gradini e sul bidone. Ok, forza, olè. Andiamo, allora. Adesso dobbiamo solo salire prima sul mattone e poi sulla macchina raccogliendo tutte le monete. Poi il bagagliaio della macchina sarà, come vedrete, sarà una possibile catapulta per arrivare fino alla lavatrice. Dalla lavatrice poi potremo far scendere l'asse e salire quindi sulla parte dove ci sarà l'enigma per il soldatino. Olè, voliamo. Perfetto. E finiamo dritti nel cestello. No, anzi no. Pazienza.
monetine, a tutto andare. E adesso spingiamo l'asse. Olè, eccolo lì. Dovrete semplicemente saltare di strisciando di fune in fune, questo evitando i panni stesi, fino ad arrivare al cestino del bucato, dove troveremo appunto il soldato. Occhio a non toccare i panni stesi, sia saltando sia scivolando lungo la corda, perché altrimenti cadrete giù e dovrete rifare tutto da capo. Mi sembra anche ovvio. Perfetto, andiamo avanti. E nel frattempo potete già vedere quelle scatole richiuse. Quale sarà il motivo per cui non possiamo fare adesso la prova di RC? Perfetto, prendiamo le monete e andiamo più avanti. L'albero lì sarà una cosa assurda cercare di salirci sopra. Vedete, poi tempo debito. E probabilmente ci saranno moltissimi tagli in quel punto. Perfetto, saliamo qua sopra. Qui c'è un altro soldatino. Però non cominciamo la salita dell'albero. Andiamo prima da Rex. Ah, a proposito, ditemi se nelle prossime puntate volete che vi faccia vedere i consigli di Rex, oppure se li salti direttamente e vi spieghi io cosa bisogna fare. Ecco ciò che dovresti fare. Ok, M è sul primo ramo dell'albero. Arrampica sulla tarina per raggiungerlo. Perfetto. Ecco ciò che dovresti fare. Il sergente, questo qua l'abbiamo già detto. Perfetto, nel segnale luminoso già detto tutto. Ecco ciò che dovresti fare. Ecco qua, RC vuole sfidare una gara di velocità attorno al giardino. Però non riuscirai a batterla senza i tuoi stivali di reazione, che saranno disponibili solamente dopo la terza zona, vi dico io. Ovvero poi nella fattoria dei giocattoli. Ecco ciò che dovresti fare. Ok, poi l'anatra di gomma lo andremo a fare praticamente subito. Ecco ciò che dovresti fare. E poi ci sarà il boss aquilone che sarà in cima all'albero e sarà difficilissimo arrivarci. Ma questo è tutto tempo debito. Comunque vi dico subito, ragazzi, tecnicamente la prova di RC, anche senza il stivale di reazione, sarebbe possibile farla. Con un po' di abilità nel bloccare il RC tramite lo stun quando vi colpisce. Occhio alla retina qua. Comunque dicevo, tramite lo stun quando vi colpisce, un po' tramite l'acqua e un po' con un bel po' di culo, è possibile affrontarla e prendere il gettone già da subito. Però visto che il gioco non prevede che si affronti e si vinca questa prova adesso, io preferirò aspettare il gioco e prenderlo quindi con il backtracking più avanti. Ok, qui ci saranno due cose da fare in questo cortile invece. Per cominciare, io per prima cosa comincio a fare il piccolo percorso parkour lungo tutto il giardino. Come vedete lì ci sono una serie di palme, statue, tavolini che dovremo attraversare mano a mano per raggiungere fino a una palma dall'altro lato del giardino, evitando di cadere possibilmente, quella palma dall'altro lato del giardino dove ci sarà un soldatino. Che io poi mi chiedo una cosa: come cavolo ha fatto un soldatino, che tra l'altro se conoscete i soldatini di Toy Story, non hanno neanche i piedi liberi, hanno i supporti normali come i soldatini giocattolo normali, come hanno fatto un soldatino a salire in cima a quella pianta? Che già base di per sé è una difficoltà assurda ad arrivarci. Vedete che percorso bisogna fare. Boh, misteri assurdi. Comunque continuiamo a salire di pianta in pianta. Adesso raggiungiamo il tavolino, dove finalmente almeno otterremo una piccola scorciatoia tramite l'asse. Perfetto, abbattiamo anche questo omino di amolla. Evitate, fate attenzione che potrebbe farvi cadere e quindi vuol dire rifare tutto il percorso, eh. Ok, saliamo questa pianta. Fino in cima, forza, Buzz. Olè, prendiamo. Adesso dobbiamo finire nel vaso. Ok. E adesso è il punto più difficile, ovvero fare il volo verso le bandiere, evitando di fare il doppio salto come faccio adesso. Basta il salto normale, ovvero lo slancio che vi danno le bandiere. A quello lì intanto è l'anatra di gomma che ha parlato Rex. Sarà il gettone puzzle di questo livello. Vi spiegherò tutto appena lo faremo, quindi appena prenderemo il soldatino. Perfetto, ricominciamo. Allora, dalla pianta saltate al vaso. Qui adesso invece con il normale slancio basta e avanza. Volate via sull'altra bandiera. A questo punto raggiungete il vaso. Ok, a questo punto saltate sopra la pianta e aggiungete il quarto soldatino. Perfetto. Adesso possiamo discendere e prendere il primo gettone effettivo di questo livello. Ok, adesso muori tu per favore, che mi dai solo fastidio. Allora, a questo punto datemi vedete qua c'è il meccanismo per gonfiare la paperella.
date una piccola serie di super pestoni e fate in modo che si gonfi a perfezione. Quando sarà perfettamente gonfia, finirà in piscina. Eccola lì. Se a questo punto saltateci sopra, ok, e dopodiché un salto normale, come vedete non basta raggiungere un super salto, fate una serie di tentativi, può essere un complicato le prime volte, un serie di salti e raggiungerete il gettone. Perfetto, e questo è il primo gettone di questo livello. E a questo punto, per comprendere gli altri, dovremmo cominciare la scalata all'albero, e quest'albero è una cosa assurda cercare di farla in questa scalata. Per cominciare bisogna fare la salita con queste altalene. Nulla di difficile, basta solo prendere la presa, saltare su questa, dopodiché occhio a saltare sulle altalene invece con la ruota, che può dare già qualche problema, ma nulla di che. Ok, saliamo la corda e sul ramo troveremo subito M, che ci darà il secondo gettone. Ottimo lavoro, Buzz. Perfetto, grazie mille M. Prendiamo il secondo gettone e continuiamo la scalata. Anche lui, mi chiedo come sia finito qua sopra, ma pazienza. Ok, abbattete tutti i nemici, raccogliete le monete anche se non servono più. Perfetto, addio. Avete visto intanto che anche quell'attacco lì rotante è possibile utilizzarlo. E lì, come vedete, già c'è un segnale luminoso che indica che lì c'è l'ultimo soldatino. Tuttavia faremo per ultima cosa la consegna dei soldatini al sergente. Per prima voglio affrontare il boss Aquilone. E qui, come vedete, già questo salto può dare già dei problemi. Per cui fate attenzione quando tocca fare questa parte. Per fortuna, subito dopo questo salto, perlomeno, ci sarà una, come ha già detto Rex, ci sarà una corda che vi permetterà di tagliare un bel pezzo della scalata. Su, forza, forza, salta, salta, salta. Ole, occhio, oh, per fortuna non sono caduto qua, perché già questa, poi vedete più avanti, mi ha fatto abbastanza sclerare questa scalata. Ho dovuto rifarla un bel po' di volte. Figurarsi se fossi caduto per motivi così semplici. Ok, forza, salta di ramo in ramo, forza, su. Raggiungiamo la piccola dondolina. Perfetto, ole. Puntatela al massimo, poi correte e raggiungete l'altro ramo. Perfetto, abbattete quell'aeroplanino che può dare fastidio. E a questo punto ne saltate sopra questo ramo, facendo molta attenzione, mirate bene e poi saltate sulla corda. Questa cadrà e vi permetterà di raggiungere la prossima, non di raggiungerla, permetterà di creare una scorciatoia per l'albero. Infatti non dovrete più fare la prima parte, potete direttamente tornare a quel punto lì. Or su, forza base, torniamo in cima. E sì, è un pochino lenta comunque questa scalata, ma almeno vi dà molti meno problemi con la corda. Forza, su, andiamo fino in cima. Olè, a questo punto saltate di nuovo sul ramo lì e potremo continuare. Bene, adesso c'è questa piccola spina, nulla di problematico, fate il doppio salto. E adesso c'è il punto più difficile della scalata, ovvero la seconda spina, perché per farla dovrete fare scendere del tutto questa pedana e dopodiché fare un doppio salto, ma al momento giusto, ovvero far scendere leggermente base e poi farlo risalire con il doppio salto. Come vedete, ho sbagliato, lo vedete bene, e le taglio perché l'ho sbagliato per ben 3 volte questa scalata. Per cui, ragazzi, ci rivedremo al tentativo definitivo, il tentativo che mi è riuscito. Perfetto, e dopo 3 tentativi in cui ho fatto lo stesso fail, ecco voi il tentativo perfetto. Allora, per cominciare, l'asse naturalmente deve essere al massimo dell'altezza, come vi ho consigliato già anche prima. Mirate bene la sbarra, poi fate un salto e appena comincia a scendere fate il secondo salto. A questo punto permetterà di afferrare la sbarra. Non fate subito il secondo salto, perché altrimenti, appunto, come avete visto prima, supera la sbarra e cadrete giù. O che quell'omino lì che potrebbe far cadere giù con il suo attacco. E lì c'è la corona di Zurg, il che sarà la nostra boss fight. Ok, come boss di per sé non è difficile, cioè 3 colpi di super laser e va KO.
L'unico problema è la mira. Infatti, come vedete, l'unico modo per mirarlo, visto la sua altezza, è con la visuale dentro il casco. E in più questo suo attacco lo renderà invulnerabile tutto il tempo. E in più vi farà anche finire all'indietro. E con la dimensione dell'arena, come vedete, è molto semplice che vi butti giù dall'albero. In una casa subirò un solo colpo durante questa boss fight e quel colpo vi farà cadere giù dall'albero. E naturalmente sapete cosa vuol dire questo, no? Vi butto giù dall'albero, dovete rifare tutta la scalata, no? Che è una cosa abbastanza noiosa. Ecco, adesso succede. Comunque gli manca un colpo, io però non riesco a mirarlo in tempo. Lui lo schiva, comincia a fare il suo attacco rotatorio. Perfetto, e mi butto giù dall'albero. Perfetto, ragazzi. Va, taglio la risalita, ci rivediamo in cima. Oh, rieccoci qua, finalmente sull'albero. Adesso dobbiamo solo dare l'ultimo colpo a questo dato aquilone, forza, olè. Tanto casino che alla fine questo boss è veramente semplice. Perfetto, terzo gettone. Allora, raccogliamo questo bel gettone e andiamo a prendere l'ultimo. Quindi ragazzi, adesso vedrete Buzz volare direttamente giù dall'albero. Geronimo! Olè! Scusatemi questo urlo, però mi viene sempre da dirlo quando faccio fare un volo del genere a un personaggio di un videogioco. Ok, l'ultimo, adesso andiamo a prendere l'ultimo gettone di questo livello, perché quello di RC dovremmo farlo dopo in backtracking. Quindi torniamo da Sergente e prendiamo l'ultimo gettone e consegniamo i suoi soldatini. Ottimo lavoro, Space Ranger! Perfetto, prendiamolo e concludiamo il livello. Verso l'infinito e oltre! Perfetto, ecco qua i progressi. Come vedete manca solo il gettone, che torneremo dopo in backtracking, che farò prima dell'ultimo livello. Ma avete fede, tanto dovremo fare per un sacco di livelli il backtracking. Ok, dopo il quartiere di Andy avremo l'ultimo livello della zona 1, ovvero bombardamento. Un livello molto particolare, vedrete perché. Quindi ragazzi, dagli Octesk 94 è tutto, ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!